Ecco, allora il mio intervento riguarda un po' più i messaggi della Regina dell'Amore, la vita del movimento Mariano Regina dell'Amore in relazione all'eutanasia. Ecco, allora penso che tutti quanti sappiate che se noi leggiamo tutti i messaggi che il cielo ha dato qui, non c'è scritto da nessuna parte la parola eutanasia. La Madonna non parla di eutanasia, ha parlato di aborto moltissime volte, ma non ha mai parlato di eutanasia. Eppure di eutanasia si parla ugualmente, anche se non c'è un messaggio esplicito in tal senso, però si parla ugualmente di eutanasia. E penso che tutti ricordate, perché è un piccolo video che fa abbastanza il giro del web ultimamente, che fa il giro soprattutto sui canali YouTube e compagnia bella, dove Renato, l'ultima volta lo fa il 28 dicembre dell'anno 2000, sul Monte di Cristo. 28 dicembre, sapete, è la giornata in cui noi celebriamo appunto la nostra giornata per la vita, perché ricordiamo la prima lacrimazione di Gesù Bambino al Cenacolo, e quindi ogni anno al 28 dicembre, anzi colgo occasione per invitarvi al prossimo 28 dicembre, che è sabato quest'anno, dove si farà appunto questa giornata di preghiera e riparazione per la vita. Renato appunto ci disse, e ripeto, questo è abbastanza diffuso, giustamente, disse queste parole. Disse: quando un giorno la Madonna mi disse, quando sentirete che verrà una legge, che si sarà approvata una legge che si chiama eutanasia, sappiate allora che i tempi volgono alla fine, verso la fine. Ecco, e allora noi abbiamo capito che questa legge dell'eutanasia, che esiste già in tanti luoghi, ma probabilmente la Madonna faceva un riferimento anche al discorso italiano. E proprio in questo anno, infatti, ecco, di fatto, le porte sono state aperte per l'eutanasia. Quindi, dando forza a questo messaggio, questa espressione di Renato, i tempi volgono verso la fine, perché è arrivata anche qui da noi questa eutanasia. E poi mi ha fatto colpo sentire che noi siamo addirittura il quarto paese che ha questo tipo di sentenza aperturista verso l'eutanasia. Quindi abbiamo superato in tal senso Francia, Germania, Inghilterra, eccetera. Di solito sono loro che ci superavano e ci precedevano. Adesso siamo noi addirittura che li precediamo. Quindi vuol dire che abbiamo fatto veramente un atto di grande intelligenza, diciamo così, no? Bene, cosa vorrà dire poi i tempi volgono verso la fine? Vuol dire che un certo mondo sta finendo, una certa concezione di mondo, questo mondo basato non su Dio ma sull'anticristo, è arrivato alla fine. Deve ancora battere l'ultimo colpo di coda finale, che è il più doloroso, perché cosa volete, anche per noi in Europa, in Italia, è chiaro che non può andare avanti così, ma poi dopo l'ultimo colpo di coda finalmente si ricomincerà a ricostruire, ecco, il regno di Dio, si comincerà a parlare di trionfo del cuore immacolato di Maria. Non chiedetemi in che mesi, in che giorno, in che anno, perché questo non è una questione di fatto, di tal giorno, di tal data, è una questione di processo storico, e più ci convertiamo e più presto facciamo, meno ci convertiamo e più tardi facciamo. C'è un'altra cosa molto interessante però, che si lega a questa frase di Renato, e lo sapete tutti. Il 24 settembre, giorno appunto dell'approvazione in cui appunto la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza, sapete che un grande crocifisso che si trova nel parcheggio sopra il Cenacolo crollò a terra, qui sopra il Cenacolo di preghiera. Un crocifisso che noi abbiamo messo proprio lì perché, a dire la verità, non era molto bello, e allora l'abbiamo messo un po', diciamo, in un posto un po' più isolato. Però proprio quel crocifisso ha voluto dare un segno ed è caduto a terra proprio il 24 settembre, molto alto, ed è proprio, diciamo così, crollato. Allora, a parte il discorso bello, brutto, che non c'entra niente, è interessante il fatto che la data corrispondeva proprio al giorno in cui la Corte Costituzionale dava la sentenza sull'eutanasia. Mettendo insieme le parole di Renato, mettendo insieme questo fatto, effettivamente il segno c'è. È vero, diamo una valutazione umana, il legno della croce era completamente marcio, quindi presto o tardi sarebbe caduto, fuori discussione. Però è interessante chiedersi: ma perché è caduto proprio il 24 settembre? Non poteva cadere il 23? Non poteva cadere il 26? Non poteva cadere il 1 ottobre? No, è caduto il 24 settembre. Non c'era vento quel giorno, non c'era nessuno che è andato a tirare quel giorno, è caduto e basta.
Quindi voglio dire, credo che il segno ci sia, ci sia. Ma veniamo allora a come la Madonna in fondo ci invita ad affrontare questo tema dell'eutanasia. E possiamo dirlo subito citando un messaggio famosissimo, quello del 25 marzo 1986. A un anno della sua prima apparizione, cosa fa la Madonna? Non lo leggo tutto per motivi anche di tempo. Cosa dice la Madonna? Vi ho consegnato i giovani. Ora vorrei il vostro impegno anche per gli anziani. Unite le forze, insieme costruirete una grande casa, accoglierete in essa gli abbandonati, i soli, accoglierete i sacerdoti. Incominciate, io vi manderò operatori e mezzi per sostenerla. La chiamerete opera dell'amore. Donate tutto il vostro amore, donate tutto il vostro amore. Anche voi ne godrete i frutti. Un giorno questa mia immagine sarà nella cappella di questo edificio dove vi unirete per pregare. Fate che sia una famiglia. In forma di questo il tuo vicario ti benedico. Ecco, allora la Madonna cosa chiede? Una casa per gli anziani, i soli e gli abbandonati. E dice, fate che sia una famiglia, donate tutto il vostro amore. È questa la risposta all'eutanasia, soltanto questa. Perché oggi si fa l'eutanasia? Perché si parla di eutanasia? C'è l'ideologia, certamente, c'è una volontà rabbiosa di dare la morte, sappiamo tutte queste cose. Ma alla fin fine perché molti chiedono di morire? Perché non c'è la famiglia, perché non c'è il clima di famiglia, perché non c'è il sostegno, perché non c'è l'amore, perché non c'è la carità. E guarda caso, a dimostrazione di questo, c'è proprio una notizia sul giornale di Vicenza di due giorni fa, giornale di Vicenza, dove un giovane di 46 anni, di Cassola, alle porte di Bassano del Grappa, ha chiesto di andare in Svizzera per essere ucciso, per fargli eutanasia. Perché? Perché soffre di distrofia muscolare, da quando aveva 14 anni è fermo su una sedia a rotelle, ha bisogno di tutte le cure, perché a questo punto muove soltanto la mano e basta, non può fare niente, e chiede di andare in Svizzera perché gli praticano appunto l'eutanasia. Poi io non so chi ci sia dietro, eccetera, eccetera. Però l'interessante è la sua dichiarazione, secondo me, alla luce del nostro discorso. Vivere attaccato a un respiratore ha bisogno di un'assistenza costante per mangiare, bere, soffiarsi il naso, lavarsi, spostarsi. La pensione di invalidità non gli permette di pagarci una badante a tempo pieno. Ecco, allora il problema qual è? Economico. Lo Stato non si preoccupa di queste cose. Così è condannato al costante terrore che il respiratore si stacchi quando la persona che lo segue a mezzo servizio non c'è, mentre aspetta comunque l'aggravamento inesorabile di una malattia che entro pochi anni lo ridurrà in un letto definitivamente immobile. E la persona, in caso, dice, che vita è questa? Non ho mai fatto una vacanza, spiega con la voce cadenzata dal ritmo inflessibile del respiratore. Non ho i soldi per pagarmi una maglietta nuova o una pizza, devo chiedere aiuto per tutto, spesso affidandomi ad amici caritatevoli, perché con la pensione che mi passano riesco a malapena a pagare le tasse a una badante che stia con me la mattina e la notte. Ecco, allora qui capiamo tutte le problematiche dell'eutanasia. Lo Stato non aiuta, quindi dal punto di vista economico, sociale, va a farti uccidere che risolviamo il problema, anzi ci risparmiamo anche. Seconda cosa, se non hai qualcuno che intorno a te ti sostiene, ti aiuta, ti fa sentire famiglia, è chiaro che uno può anche chiedere la morte. Ma se ci fosse tutto il resto, se ci fosse quello che la Madonna dice, la famiglia, la carità, l'amore, la vicinanza, eccetera, eccetera, probabilmente anche questa persona, per quanto malmessa sia, e nessuno si augurerebbe certo una situazione del genere, non chiederebbe di andare in Svizzera a morire. Siete d'accordo o no? Ecco, allora il cielo è così che risolve i problemi, ti fa capire che il problema in realtà è morale. Il problema sì, cioè il problema è sì ideologico, sia chiaro, perché siamo sotto un'ideologia. Ecco, io mi ricordo sempre l'affermazione dell'ambasciatore Komov, vi ricordate che è stato qui un paio di volte, è russo lui, no?
E lui diceva: io quando parto dalla Russia ed entro in Europa mi pare di tornare nell'Unione Sovietica di una volta. Quando entro in Europa mi pare di tornare nell'Unione Sovietica di una volta. Niente crocifissi, niente religione, niente questo, niente quello, aborto libero, eutanasia e tutto, tutto. Ecco, quindi oggi purtroppo gli errori promessi, profetizzati a Fatima della Madonna, la Russia avrebbe sparso i suoi errori, li viviamo proprio qui, proprio da noi qui in Europa. Ecco, allora la risposta è questa. E vi leggo un altro messaggio per capire che però, ecco, la Madonna ovviamente nel suo intervento fa capire anche un altro aspetto ovviamente prettamente morale. Figli miei, era il 6 febbraio dell'87, trasmettete l'amore di Gesù con amore. Rimanete vicini ai più bisognosi di amore e riceverete anche voi amore. Vi invito ad adoperarvi affinché sia, più degno il vivere degli abbandonati, degli anziani. Arricchite voi i loro spiriti portando gioia e amore. Arricchite i loro spiriti portando gioia e amore. Donandovi a loro. Ecco l'opera di Maria. Con voi per aprire i cieli in terra e nei cieli. Amore, figli miei, Gesù rimarrà con voi nell'amore. Sia benedetta la vostra opera fondata nell'amore. Ecco, allora, il star vicino, il farsi prossimo, la carità fraterna, e questa è la soluzione di tutti i problemi. Non lo dicevo in un altro messaggio, è l'amore la soluzione a tutti i problemi. L'amore che oggi chiaramente non c'è più. Un amore che diventa oggi sinonimo in realtà di egoismo più che di donazione. Ecco, quindi siate vicini e soprattutto, ecco, arricchite i loro spiriti, cioè la nostra azione da cristiani cattolici, da consacrati al cuore immacolato di Maria, ricordiamocelo, non è soltanto un'azione per una cura fisica della persona, ma c'è di più, c'è un arricchimento degli spiriti, cioè, cari figli, vi chiedo di avvicinare i giovani, non perdete tempo, aiutateli a vivere nella grazia, i giovani e gli anziani, aiutateli a vivere nella grazia, perché questo è il problema più grande poi, no? Ma questo è un problema che oggi è diventato un problema da specialisti, ecco, vivere nella grazia, perché ho l'impressione, con rispetto, diciamo così, per i religiosi presenti, che neanche più tanti preti dicano queste cose, insomma, vivere nella grazia, l'importanza della grazia, l'importanza di prepararsi a morire, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la Madonna oggi ci ridice questo. Ecco, credo che, quindi, anche se la Madonna, e concludo, anche se la Madonna non ha parlato di eutanasia in maniera esplicita nei suoi messaggi, però ci ha fatto capire qual è il problema, ci ha fatto capire come si risolvono i problemi, anche e soprattutto dell'eutanasia, e ci ha fatto capire che purtroppo se l'uomo sceglie una strada contraria come ha scelto, i tempi volgono verso la fine. Perché quando alla fin fine non si rispetta più la vita dalla nascita alla morte, vuol dire che l'uomo è soltanto qui per la misericordia di Dio, primo, e secondo perché c'è qualcun altro che reputa che devi vivere. Ma se qualcun altro un giorno, perché sei ammalato, perché hai una gamba rotta, decidesse che tu non devi vivere più, vuol dire che sei finito. Non devi vivere più e che sia finita lì, come è stato ben dimostrato dai nostri relatori. Ecco, quindi veramente c'è da tanto da pregare, ma c'è anche da darsi da fare però, per dimostrare con la nostra carità e col nostro amore che la gente non chiede la morte, nessuno chiede la morte, nessuno, perché siamo talmente attaccati alla vita che chiaramente è una cosa naturale. Ecco, il fatto di quello che suona il campanello, altre cose che avevo sentito anch'io, letto sui giornali, anche in Inghilterra, uno che appunto sente che gli manca il fiato, chiama l'infermiera perché appunto gli manca il fiato e l'infermiera dice no, hai fatto la dichiarazione di morire e muori. Ma perché suoni il campanello in quel momento lì? Nessuno vuole morire, anche se ha dichiarato quando stava bene, nessuno in quel momento lì vuol morire, è chiaro. I santi solo volevano morire, ma per essere più vicini al Signore, perché erano stanchi di una vita qua giù. Ecco, noi invece, nessuno vuol morire perché per morire. Però ecco, il problema, ripeto, è sempre, come sempre, l'amore e la carità. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Sì o no? Tu sei la mia vita, altro io non ho. Bene, grazie di questo spazio che mi ha detto, grazie al professor Vignelli, al quale cedo molto volentieri la parola.